persone in piazza e dire che da qui a oggi ci muoveremo perché non vogliamo pagare la banda. E che adesso metteranno persone a salario minimo. Non sono arrivati interventi per abbassare il costo delle bollette. E poi ci parlano anche di altre cose per rispondere alla crisi energetica. Tra l'altro anche che questa crisi energetica è frutto delle scelte sbagliate. Il problema che ormai è diventato drammatico, avremo anche degli altri interventi poi rispetto a questo. Dinanzi alla Prefettura di Padova per esprimere la nostra forte preoccupazione dell'aumento esponenziale delle bollette, del gas e della luce. Le stesse famiglie, gli stessi migranti fanno fatica a trovare casa per il razzismo. Se non arriveranno gli interventi, bene, siamo disposti a mettere in campo tutte le iniziative di lotta, anche aprire una campagna di autoriduzione delle bollette, perché non vogliamo pagare noi questa ennesima stangata dovuta alla crisi dei prodotti energetici. Una crisi che sta falcidiando stipendi, pensioni e i redditi di lavoratori e lavoratrici e di cittadini a più basso reddito. Siamo oggi in piazza come centro sociale Pedro perché stiamo vedendo vittime tra le popolazioni di tutto il mondo, tra quelle popolazioni. No, non parliamo del costo che abbiamo avuto del gasolio. Ogni volta che mi arriva un'email dell'Enel ho paura di aprire il messaggio perché sono sicura che sarà più alto. L'incubo lo stiamo già vivendo, è che i nostri salari, stipendi che già sono fermi da 30 anni, come è stato certificato, vengono ulteriormente tagliati da questi aumenti delle bollette di gas e luce e anche da un'inflazione che ormai ha raggiunto il 10%. E diventa impossibile ormai riuscire a arrivare alla fine del mese a immaginare come poter scaldare le nostre case, come poterle illuminare. E bisognerà cominciare a decidere cosa si potrà pagare e cosa no. Hanno profitto sulla pelle delle persone e dei territori. E questa è una cosa che non possiamo più permettere, perché siamo il fascismo, l'antirazzismo, l'antisessismo e innervare insomma tutte le piazze. Pretendono scaricare ancora una volta sulle nostre spalle le conseguenze. Le case non ci sono e quindi noi siamo costretti a non abitare. Moltissimi studenti sono messi dell'ISE da 12.000 euro a 20.000 euro. Basta inflazione, basta speculazione. Io lavoro e mio marito, noi due, ma lavoriamo troppo, ma alla fine del mese non possiamo arrivare. E poi arriva questa alta bollette che dobbiamo pagare. Abbiamo due figli, quindi è difficile. Se il governo possono fare qualcosa per abbassare le bollette, sarà bene per tutti, perché non possiamo vivere senza accendere la luce, cucinare e poi arriva il freddo, dobbiamo accendere anche le scaldamenti, quindi siamo i guai. Soprattutto donne, che facevamo già fatica ad arrivare a fine mese. Fanno per riscaldarci quest'inverno, ma sappiamo che non... Cerche di gas, dicendo che sono temporanee, poi sappiamo benissimo che le cose non sono mai temporanee. Natale, peggio, guarda, perché non pensiamo neanche per comprare regali, purtroppo no, perché non possiamo. Chiediamo al Comune di Padova che intervenga con maggior contributo per aiutare le famiglie in difficoltà a pagare le bollette. Assolutamente iniziare a riappropriarcene, perché come diceva prima Luca, quindi la questione... Anche soprattutto noi donne lavoriamo troppo, molto, ma i salari sono troppo bassi. Se possano anche aumentare un po' il prezzo per i salari, almeno possiamo anche dare una mano alla famiglia, perché uno va a lavorare ogni giorno alla fine del mese, come ho detto prima, e non riesce a arrivare.